A Torino la concessione della Costituzione è stata considerata la più grossa rivoluzione pacifica dell'epoca. Per le strade si piangeva di commozione, ci si abbracciava senza conoscersi. Tutti, veramente tutti, partecipavano a una festa comune, anche quelli aristocratici che non avevano il senso storico e la sensibilità politico-sociale, dei Dazeglio, dei Lisio, dei Collegno degli alfieri. Si sentivano in dovere anch'essi di fingersi almeno lieti. Alla sera il teatro regio era gremito di dame vestite di bianco con nastri e fascia azzurra, il colore della coccarda dei Savoia. In quei giorni qualche signora fa ancora di più, cerca di imporre la moda del vestire all'italiana, anche se di una italianità alquanto cervellotica. Zimmara di velluto, sciarpe ricamate, coccarde, piume distruzze su cappelli a Al collo medaglie con le del Papa e di Carlo Alberto. Meglio che fare delle disertazioni. Trovo più storico trascrivere un brano di lettera della Marchesa Costanza. <coughs> in effetti però non è meraviglioso che la rivoluzione così completa si sia potuta operare senza bisogno di arrestare una sola persona. C'è del soprannaturale in quello che succede da noi. È la cosa che più mi dà fiducia. Coloro che agiscono sono spinti da una forza irresistibile. Scusate. E allora staglia, è ancora storia la commossa notazione del 13 febbraio. Quello che stringe il cuore è l'impressione prodotta sui nostri poveri vicini di Milano, malgrado la severità della loro polizia. Qualcuno dei nostri giornali riesce sempre a passare, il proclama arriva dunque prontamente. La prima copia che potesse essere fatta passare arrivò dov'era attesa dall'assemblea riunita per conoscere le ultime notizie. Essa fu letta ad alta voce e quando si vide di che cosa si trattava, tutti simultaneamente si tolsero il cappello. Non si poteva più pronunciare una parola, tutti erano presi alla gola. La promulgazione dello Statuto sarebbe avvenuta il 4 marzo 1848. Naturalmente il carattere di questa Costituzione non è democratico come sarebbe potuto essere se elaborata da un'assemblea rappresentativa. Per essa Carlo Alberto ha voluto scegliere elementi di varie costituzioni. Ha assunto qualcosa da quella francese, da quella inglese, da quella portoghese. Essa fu octroyée, concessa. Non redatta da un'assemblea costituente, ma era un'enorme conquista. Nella carta albertina molti articoli salvaguardavano ancora il mantenimento delle prerogative regie, la riconosciuta preminenza della religione cattolica, pur nella concessa libertà di culto. Ciò nonostante offriva la garanzia delle libertà fondamentali del cittadino, perciò ben giustificato era l'entusiasmo popolare in tutti gli stati sabaudi. Quel mese circa di intervallo tra la proclamazione e la promulgazione, estremamente intenso di scontri e di polemiche nei caffè come sui giornali. Leggere, contrasti di pareri che si ritrovano documentati anche nelle pistolari di uomini politici del tempo. Quello, per esempio, di Federico Sclopis, presidente di commissione per il progetto di legge sulla stampa, composta da Boncompagni, Cibrario, Calvagno, Franchi, con Alessandro Pinnelli, o quello di Gioannetti, o di Ilarione, Pettiti, con lo stesso Pinnelli. Una lettera di quest'ultimo, dell'11 febbraio, molto lunga, mentre accenna a dissensi cittadini affioranti dalle colonne del, del Concordia di recente nascita e del messaggero con esponenti del radicalismo presume tuttavia che non si, ost si ostacolerà il tranquillo procedere della compilazione dello statuto mentre se è vero quanto scrivono le indiscrete e esagerate pretese dei genovesi democratici Turbano gli onesti e i moderati che non vogliono che il randallo rivoluzionario e comunista debba prevalere. Queste partese sentono a mille miglia lontano il fettore mazziniano e della giovane Italia. Recrimina la sua dittà di una guerra mossa dal piccolo Piemonte all'Austria e all'Europa tutta per liberare i fratelli lombardi in quanto si è visto a che si è riuscita Napoleone contro l'Europa intera. Inoltre ragiona sul cambiamento della bandiera, vero controsenso logico, in quanto quella tricolore, sorta nel 1796 e mantenuta fino al 1814, è rispuntata tra il 1820 e il 21 fu di schiavi italiani non liberi, mentre quella crociata dei Savoia fu più volte vittoriosa e sempre onorata. Le tre leggi più discusse erano naturalmente le tre fondamentali, quella dell'elezione della Camera, quella sulla stampa e quella sulla Guardia Nazionale. Erano queste che accendevano i democratici del Caffè Bedotti e i repubblicani del Diley. La rivoluzione democratica francese del febbraio aveva scalzato la monarchia costituzionale di Luigi Filippo. Percossi dalle notizie che parlano di una repubblica democratica, gli articoli della Costituzione Carlo Albertina risentano quella del timore delle citazioni rosse e tentano di tacitarle. Motivo poi di animati scambi di giudizi. Sono le persone che saranno destinate a formare il primo governo costituzionale subalpino, il quale dopo le infinite diatribe con i genovesi risulterà così composto: Pareto agli esteri, Scloppi alla giustizia, Ricci agli interni, Ravel alle finanze. Franzini alla guerra, buon compagno all'istruzione, De Ambrois ai lavori pubblici. Presidente del Consiglio, C. Balbo. Così redatto e firmato dagli avvocati Ave e Braglia, da Ambrois di San Marzano.